Per questa ricetta laviamo i funghi champignon e dividiamo i gambi dalle teste. Riduciamo i gambi dei funghi a pezzettini. Carne di maialino macinato, per questa ricetta si può usare anche il petto di pollo o tacchino. 3 spicchi d'aglio, una noce di burro, sale, pepe quanto basta, prezzemolo tritato, può essere usato anche essiccato, rosmarino, polvere di noci. Prendiamo un uovo e sbattiamolo unendo un po' il tutto a carne di maialino macinato, polvere di noci, sale, rosmarino e prezzemolo tritato. Dopo dobbiamo amalgamare in composto con i gambi ridotti a pezzettini. Posiamo su una padella e mettiamo sul fuoco per scottarlo leggermente. Nel frattempo prepariamo un sugo di pomodoro. Per questa ricetta dobbiamo rigorosamente usare pomodori freschi, ben insaporiti come il basilico. Rossoliamo una noce di burro in una padella e aggiungiamo aglio, appena per un po', poi bisogna toglierlo. Bruciacchiamo leggermente le teste dei funghi. Togliamo dal fuoco e farciamo le teste con il mix appena amalgamato. Versiamo il sugo di pomodoro sopra e intorno alle teste dei funghi. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco e cuociamo chiuso in un forno ben caldo per circa 20 minuti. O se è più comodo, si può cuocere anche in un recipiente idoneo alla fiamma. Questa ricetta la possiamo preparare in anticipo. Si presta bene al congelamento e anche al riscaldamento.